Daniele Sobrero, imprenditore, figura importante nel mondo della ristorazione del nostro territorio, presidente del Cornigliano Roero. Oggi alle prese con una nuova sfida, quella di candidarsi a sostegno di Carlo Bo nelle liste Alba Domani. La prima domanda è semplice: come mai questa decisione di scendere in campo? Beh, questa è una scelta, una decisione presa dopo una lunga riflessione, in quanto questa chiamata che ho ricevuto circa 10 mesi fa era inaspettata, quindi è stata una riflessione, è stata una serie di incontri con degli scambi di opinioni che mi hanno così fatto fare dei ragionamenti legati sicuramente alla città dove sono nato, che è una delle più belle città, è fulcro enogastronomico, mondiale del turismo. E quindi, dopo fatte queste riflessioni, consultato con le persone che stanno attorno a me, sia a livello lavorativo, a livello sportivo, a livello familiare, si è deciso di scendere in campo, questa volta non campo calcistico, in questo campo diverso, ma per amor proprio della città dove sono nato. Ecco, come detto, avete una decennale esperienza sia nel campo del turismo e della ristorazione che in quello dello sport. Quanto pensi che questa esperienza possa essere utile e soprattutto cosa pensi di poter portare a questa nuova sfida? Beh, avendo vissuto gli ultimi almeno 20-25 anni lavorativi proprio nel centro di Alba, penso di aver vissuto e di aver capito qualcosa di importante che può essere fatto ancora. Sicuramente abbiamo la fortuna di avere già gente che arriva da tutto il mondo e quindi penso che ci sia solo da riequilibrare e alcuni eventi turistici importanti che abbiamo, ma soprattutto penso che in questo momento Alba abbia bisogno di una rinascita, perché è molto spenta, eccetera. Ci stiamo facendo sfuggire la capitale delle Langhe, quella che è sempre stata fino a qualche anno fa, e quindi penso che, avendolo vissuto, che si possa fare molto e contribuire in questo sistema. Per quanto riguarda l'ambito sportivo, sicuramente anche qua ci sono delle cose importanti che si possono fare, e non solo a livello calcistico, perché giustamente non esiste solo il calcio, esistono tanti altri sport e quindi si possono fare tante cose. Penso che bisogna anche non pensare solo al turismo per la gente che viene da fuori, che è importante perché porta business per la città, però bisogna pensare anche agli albesi. Secondo me in questo momento c'è bisogno di portare qualcosa di importante sia per i giovani e per quelli diversamente giovani. Sport e turismo però non sono gli unici temi a te cari, nel vostro programma elettorale ci sono anche altri importanti ambiti di intervento. Beh, sicuramente sì, quello legato al sociale, quello legato alla viabilità, quello legato alla sicurezza, dove mi sta particolarmente a cuore perché l'ho vissuto sulla mia pelle, e non per ultimo alcune aree da recuperare, da dedicare a un progetto importante legato agli animali. La lista Alba Domani appoggia la candidatura di Carlo Bo. Perché la scelta da parte della lista, soprattutto da parte tua, di appoggiare la candidatura di Carlo Bo? Carlo è una persona che conosco da 15 anni per motivi di lavoro, e poi è nata anche un'amicizia. Carlo è una persona con un equilibrio incredibile, è una persona che è molto carismatica, è una persona che conosco bene, lungimirante, è 10 anni che è all'opposizione, sa benissimo, ha vissuto sulla sua pelle i problemi che ha la città, e quindi penso che pochi come lui possano intervenire, e noi possiamo aiutare lui per fare che questo cambi e avvengano delle cose importanti. Sicuramente, ripeto, oltre ad essere una persona carismatica, è una persona che è preparato, colto,
E secondo me è un grande dono che è quello di saper ascoltare, che nella vita è un dono molto importante.